Inter alla fine della partita con l'Inter aveva, c'era auspicato qualche arrivo, qualche movimento, qualcosa c'è, questi due nuovi innesti sono già, entrambi sono detti pronti, sono già effettivamente pronti per la sua voce per la partita di domani? Sì, sì, ma loro erano allenati regolarmente, sono sempre allenati, quindi sono arrivati fisicamente, sono a posto, quindi entrambi sono a disposizione per la partita di domani. A disposizione significa che potrebbero essere utilizzati e di conseguenza magari apportare qualche novità dal punto di vista tattico? Entrambi possono essere utilizzati dal primo minuto, come potrebbero essere utilizzabili a partite in corso, anche perché hanno anche caratteristiche per giocare dall'inizio oppure da subentrati. Valuterò fino all'ultimo le condizioni generali della squadra per capire dove potrebbero darci una mano, anche perché Speranza ha avuto un piccolo problema alla caviglia oggi, quindi da valutare anche le sue condizioni. Abbiamo l'infortunio di Filip, la squalifica di Checchi, abbiamo comunque Pellegrini squalificato, quindi dobbiamo capire un attimino sia dal primo minuto sia da partita in corso come poterli utilizzare. Per il restante la squadra sta tutta bene, siamo pronti per affrontare la partita di domani. L'arrivo di un giocatore come Guidetti apre le porte anche ad altre soluzioni diverse da quella che ha utilizzato finora, nel senso può far ipotizzare magari più avanti a magari forzate soluzioni in caso di necessità, ma diverse dei due centrocampisti, magari giocando con tre. Sì, sì, si può dare la possibilità di utilizzare un centrocampo 3, un centrocampo 2, a caratteristiche anche per cambiare sistema di gioco, come è capitato anche durante l'andata, che poi si giocassero alcune partite con sistemi di gioco differenti. Quindi abbiamo sempre la possibilità di cambiare anche con i due nuovi. Cioè. Innanzitutto Filip, su intenzione per una lesione muscolare di primo grado, ci vorranno una trentina di giorni per il suo rientro. E invece Speranza, c'è qualche chance? Sì, la situazione è sembrata leggera, comunque non si è gonfiato molto la caviglia, solo capire quanto dolore avrà in giornata e domani mattina, quindi cercheremo comunque fino all'ultimo di recuperarlo. Mister, per quanto riguarda il prossimo avversario, chi o cosa teme di più del Gubbio di Oravia? Ma beh, sicuramente se hanno 39 punti significa che sono una squadra molto, molto forte. Quindi sappiamo che affronteremo una squadra di valore, una squadra comunque arrabbiata perché verrà viene da una sconfitta e probabilmente anche da una settimana molto, molto intensa. E quindi abbiamo cercato di fare anche noi una settimana andando forte, una settimana a prepararci a una partita ad alta intensità. E quindi ci aspettiamo comunque di affrontare un Gubbio arrabbiato e quindi dovremmo essere arrabbiati anche noi per poter pareggiare quantomeno la loro forza emotiva. Tornando invece ai giocatori disponibili, la settimana di Silla com'è proceduta? Da martedì completamente in gruppo, il dolore era passato anche con i giorni di riposo, quindi ha fatto la settimana completamente in gruppo, anche lui a disposizione per la partita. Come sta Liverani, che per un sacco di partite era stato identificato come salvatore della patria, come nuova, invece a Chiavari ha avuto un paio di incertezze, una soprattutto, quindi magari uno si chiara con quell'esperienza, con quell'età, uno si riprende, però magari... Non ha dato nessun tipo di segnale di nervosismo per quella situazione, che comunque fa parte del gioco, fa parte della partita. Ha fatto una buonissima settimana, quindi anche lui è a disposizione come Marietta, come Dizzeni, come tutti per affrontare la partita senza problemi dal punto di vista psicologico. Senza Checchi squalificato, la soluzione Baldi centrale può essere oppure c'è qualcosa altro in mente? Stiamo pensando che credo che la difesa a 4 resti, non dico un dogma, una certezza. Che Bellucci sia pronto per giocare, quindi non credo che ci siano alternative da questo punto di vista. Bellucci è destro, quindi gioca a Bellucci. Bellucci non va. Bellucci giocherà centrale insieme a Simi. Il mercato ci sta, diciamo così, dando indicazioni di un Imolese che si è
rinforzata parecchio. Secondo lei come stanno cambiando i valori nella parte bassa della classifica? Beh, penso che ci sia la volontà da parte di tutte le squadre di provare a migliorare dove pensano che ci possano essere delle necessità. Come si Molese balza forse più all'occhio perché comunque sta facendo tanti acquisti, anche molto cadenzati giorno dopo giorno. Però penso che sia un po' per tutte le squadre l'idea di provare a rinforzarsi. Quindi, è normale che, come dicevo, già nel ritorno a un altro campionato, lo sarà poi dal primo di febbraio, perché poi chiuso il mercato e lì poi sarà ancora un altro campionato, perché con queste partite poi sì, potranno ancora cambiare anche qualche obiettivo. In quest'ottica, secondo lei si è abbassata l'ipotetica quota salvezza e comunque vi siete posti, avete fatto qualche calcolo ponendovi un obiettivo numerico per la classifica? Non so quanto si possa essere abbassato, a fine giornata d'andata probabilmente sì, però abbiamo visto come poi i risultati delle altre squadre poi fanno magari anche contro squadre di classifica che sono in posizione più alta, quindi penso che in giro di ritorno si debba cercare di fare sicuramente più punti rispetto all'andata e mantenere come target i 40 punti. Poi se ce ne sarà qualcuno di meno si vedrà, però l'obiettivo deve essere alto, altrimenti rischiamo di perderci magari qualcosa. Mister, si è parlato di un attaccante esperto e di una possibile alternativa a Nonzella. Bastano questi due arrivi? C'è massima condivisione con il direttore, con la società, quindi su questo sono molto focalizzato sul campo, c'è ancora tempo per fare le valutazioni. Chi mi metteranno a disposizione io allenerò, abbiamo fatto riunione, abbiamo condiviso tutto, quindi su questo sono molto tranquillo. Quindi vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Guidetti, quando si è presentato l'altro giorno, a questo punto mi sembra che si avrebbe portare nel gioco, eccetera, ma anche con la voce l'esperienza. C'era bisogno anche di questo in mezzo al campo, cioè in campo di un uomo che si facesse anche un po' sentire dai compagni, uno che ha 400 partite. Beh, è chiaro che un giocatore con la sua esperienza, oltre agli atteggiamenti e all'esempio in campo, che sicuramente sta dando, perché in questi giorni ha dimostrato di essere un ragazzo molto serio, e anche quello dell'aiuto col tono di voce, soprattutto con una squadra giovane, un aiuto diventa fondamentale. Non che gli altri non lo facessero, però una mano in più anche durante la settimana può essere utile all'interno dello spogliatoio. Con ragazzi giovani l'esempio serve sempre. Domanda che le ho già fatto, il minutaggio resta un elemento importante, si partirà sempre comunque con i 5 under in campo? Come le ho già risposto, è una costante da agosto e quindi sì, la costante resta. Quindi, è un dato di fatto e su quello costruiamo la formazione, costruiamo la settimana e costruiamo la nostra salvezza da questo. Questo lo dico direttore, Ponte è tornato a Sestri? Sì. Il prestito? Sì. Quindi potrebbe, lei aveva detto, in base alle condizioni, non so se ci sono opportunità per inserire una partenza con lui, significa che potrebbe esserci un terzo arrivo o no? Ma allora, adesso, oggi gli arrivi li pesco dalla primavera. Ho visto la primavera perché in questo momento abbiamo Ascoli che si sta rigenerando in primavera, quindi Ascoli potrebbe giocare sia quarto a destra basso che quarto a sinistra dato fatto, e quindi per ora attingiamo dalla primavera. Ma sarà convocato domani? Sì, scusa. E oltre ad Ascoli? Gazzelli, Ascoli, Morando, Pellitteri, Ventre saranno aggregati domani. Nessuno no? Sì, per giù, però non è più, abbiamo detto che era già avvocato. Perché abbiamo un Persiano infortunato, problema muscolare, e Pagani infortunato, problema muscolare. Pagani è, l'ha detto? Persiano. Pagani muore. Persiano quindi non è ancora qua? Persiano è ancora qua, sì. Costanzo? Costanzo è a Napoli, stiamo cercando il Napoli e noi stiamo cercando di dare una sistemazione a Costanzo. Pagani quindi una ricaduta? No, non ha provato a
strozzare e preferisce ancora, sente ancora il dolore e quindi ha preferito non essere convocato perché non ha partecipato, non ha partecipato anche alla finitura, quindi insieme al dottore abbiamo deciso che è meglio non convocare.